Scusate, mi viene da ridere. Oggi mi sento congelato negli anni 80. Faremo una canapè. Andiamo a chiedere a qualche fortunato passante che cos'è una canapè. È un giocattolo per bambini. Sento Piero Angela. Una camicetta di seta? Siamo entrati in questo ufficio a caso. Scusi, buon uomo, che cos'è una canapè? Che domanda difficile. C'è qualcos'altro da poter chiedere? Una domanda di riserva. Ok. E a questa signorina? Non è tipo una tartelletta con sopra qualcosa? Non è tipo qualcosa. Andiamo a preparare l'impasto perfetto per la canapè. Franco, sono pronti gli ingredienti? Oui, chef. Capito, dovete sempre dire sì, chef. Sì, chef. Per fare la canapè, tutti gli ingredienti sono qui per me. Allora, abbiamo farina? Oui, chef. Quindi ho messo dentro 250 grammi di farina. Sì, chef. Poi mettiamo 75 grammi di semola, 2,25 di burro e parmigiano quanto abbiamo scritto? Non lo sai neanche tu, sei eliminato dalla cucina di Kissene Food. 300 grammi. Bene, noi l'abbiamo già fatto. La fate riposare per quanto? Una decina di minuti. No, mezz'ora. Stendiamo. Prendete queste formine che abbiamo rubato a un bambino qua fuori e mettetele all'interno del nostro impasto. Vai Daniela, fai vedere come si fa con le unghie perfette. Questo non è un sexy toys. Per le canapè dare all'impasto forma perfetta. E andiamo a infornare a 200 gradi per 10 minuti. Dimentichiamocele! Ecco, facciamo il pomodorino coffee imperfetto. Si sala dall'alto perché è più scenico, serve a fare i fighi. Così. Daniela, pepe! Sì, chef! Ecco qua. Si pepa dal medio. Si può lanciare delle stellette ninja. Un po' di timo. Tima così. Parso che prendete un pratico colino. E poi prendete dello zucchero a velo. Che bello. Sembra di essere a Livigno. E andiamo a infornare qui. Abbiamo preso della melanzana. L'abbiamo cotta in forno fino a farla bruciare. Mettiamo un po' di menta. Poi della ricottina. E andiamo a frullare. Mi raccomando, non usate mai le dita e soprattutto fate questa operazione staccando il frullatore dal frullatore. Mi raccomando, nelle canapè tutto deve essere piccolo piccolo. Un po' di crema alla melanzana. Andate a mettere il pomodorino, germogli di mentuccia. Come funziona quindi la canapè? Un piatto che sta in due dita e possibilmente non te le sporca. È una bontà pazzesca, ragazzi. Se qualcuno viene da te per una festa o per un tè, non la dico. Dagli una canapè. L'ha detta lui, non io, eh.